In questo momento mi trovo a Trento e con l'unità di emergenza per portare soccorso agli animali delle persone in fuga dalla guerra. 7 mesi fa eravamo in Sardegna a portare assistenza invece agli animali vittime degli incendi e in una delle nostre prime operazioni abbiamo portato soccorso e portato in salvo 10 cani. Fra di loro c'era Willy. Io non so adesso se è stata solo suggestione o c'è un qualche tipo di comunicazione ancora non spiegabile scientificamente, ma mi aveva trasmesso qualcosa. E pochi mesi dopo ho deciso di ospitarlo. Lui veniva da una situazione dove non aveva mai toccato una superficie morbida. Quando è salito sul divano per la prima volta ha cominciato a girare su se stesso, a tastare il terreno e poi piano piano si è appoggiato e si è addormentato. Poi c'è stata la conoscenza con Roberto. È bastato veramente poco tempo, non me l'aspettavo, è bastato poco tempo perché loro facessero amicizia e sembrano proprio due fratelli separati alla nascita e ricongiunti dopo anni. Più li guardo e più penso che aver dato questa seconda possibilità a Willy sia stata la cosa più giusta e bella che potessi fare. Dalla Sardegna ci sono ancora altri cani che aspettano una casa e io spero di poterli vedere tutti quanti il prima possibile felici e sereni così come adesso è Willy.